Un atto di ignoranza e di cattiveria, perché non è solo ignoranza, l'ignoranza porta anche alla cattiveria, perché in quello stabile sono l'unica di origine ebraica, per cui non vedo questa intolleranza, insomma, è stata fatta con cattiveria. C'è stato un esempio a Mondovì, un altro esempio a Brescia, un altro esempio a Giaveno, da quello che ho saputo, tutti più o meno verso il giorno della memoria. Allora, non è un caso questo, è proprio una intolleranza verso i diversi in genere e in questo caso verso gli ebrei. Per adesso non la cancello, perché mi sembra che sia il motivo di tutto ciò che ha scatenato. Per adesso non la cancello. Poi, quando anche voi avrete calato l'attenzione, non ci sarà più motivo di lasciarla. Il clima politico è sotto gli occhi di tutti nell'ultimo periodo, è un clima che è stato molto preoccupante da questo punto di vista, e io credo che certi comportamenti, certe posizioni che siano state espresse abbiano finito con lo sdoganare comportamenti che fino a qualche tempo fa erano sotto traccia, che ci si vergognava a esplicitare e che invece oggi si ritiene si possano tranquillamente esplicitare. Naturalmente questi ultimi episodi non sono episodi di prese di posizioni politiche precise, si tratta di atti vigliacchi, no? Di scritte fatte di notte da persone che si nascondono, così come post sui social sono sempre fatti da persone che si nascondono dietro nicknames, dietro l'anonimato, no? Per non essere riconosciuti. È un nemico difficile da combattere, ma io credo che l'unione di tutte le forze possa e debba porsi contro questi fenomeni e affermare quei valori che ancora una volta ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo splendido discorso al Palazzo del Quirinale, ha ieri richiamato. Sono storie drammatiche del secolo scorso, c'è stata troppa leggerezza di fronte a episodi di questo genere e anche in qualche modo si è avallato una convinzione che fascisti e antifascisti insomma è un bisticcio tra due parti, e invece no, cioè l'antifascismo è la forza da cui è nata la nostra democrazia, la nostra repubblica. Quindi il moltiplicarsi di episodi così gravi, Mondovì e poi oggi questo, ma accanto al moltiplicarsi anche delle sedi neofasciste nella città di Torino, noi le abbiamo tutte denunciate, però ci vuole moltissima attenzione e non sottovalutare fenomeni che sono troppo rischiosi e preoccupanti.